Cooperazione agroalimentare al centro dello studio di Nomisma e vediamo che praticamente il consumatore richiede sempre maggiore qualità. Sì, è molto interessante questa ricerca commissionata a Nomisma perché da un lato conferma la maggiore dinamicità dell'agroalimentare emiliano-romagnolo nel panorama nazionale, ci dice che il consumatore italiano è in grado di riconoscere la qualità, il valore, la distintività dei nostri prodotti e ci dice anche che questo riconoscimento non è adeguato per quello che riguarda i vini perché c'è ancora evidentemente la percezione di una regione che produce molto ma non sempre a livelli adeguati di qualità. È una percezione errata, fondata su dati vecchi. Oggi la realtà del vino emiliano-romagnolo è quella della regione tra le più dinamiche in Italia e in Europa, come confermano tutti i dati commerciali sia sui mercati italiani che su quelli internazionali, dove siamo protagonisti di una crescita straordinaria di esportazione. È molto interessante la ricerca per quello che riguarda le imprese cooperative agroalimentari, che sono i grandi protagonisti di questo sviluppo straordinario dell'agroalimentare emiliano-romagnolo, sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista della qualità. I principali marchi agroalimentari emiliano-romagnoli sono cooperative, ma questo il consumatore non lo sa. Il consumatore però desidera quei valori nei prodotti agroalimentari che ispirano l'attività delle imprese cooperative e io quindi credo che colmare questo deficit di conoscenza faccia bene al nostro agroalimentare e alla percezione di una regione la cui identità agroalimentare è tra le più apprezzate in Italia e in Europa.